Io e Modigliani siamo stati dalla moglie. È uscito ieri pomeriggio alle 4. Alla camera non l'ha visto nessuno. Non ha ritirato neppure la porta. Eccola qua. La moglie piange, teme il peggio. Si raccomanda che noi si faccia qualcosa. Abbiamo lasciato un compagno a casa sua che ci avverta subito se dovesse tornare. Si tratterà di qualche contrattempo. Non dimentichiamoci cosa gli è capitato 3 anni fa, là nel suo Polesine, quando l'hanno sequestrato e picchiato. È di fronte a uomini come Giacomo, che non piegheranno mai, che la belva fascista si scatena. Esiste la polizia, perché non ci rivolgiamo alla polizia? Non costruiamo castelli in aria. Non vorrei, onorevole, leggere domani i soliti titoli scandalistici sulla vostra stampa. Commendator Bertini, la nostra stampa non ha mai fatto dello scandalismo, ma solo denunciato, quando ne era sicura, le violenze, le sopraffazioni. Così lei non crede di dover fare nessuna ricerca, nessuna indagine. Onorevole Modigliani, lei è avvocato, me lo insegna. In base a che cosa? Perché dovrei fare delle indagini? Lei mi dice che l'onorevole Matteotti è scomparso da ieri pomeriggio. Ebbene, io non so niente. Abbia pazienza, signor questore, e mi ascolti bene. Io sono venuto qui da lei amichevolmente, perché certo se avessi altri elementi in mano non sarei qui così. Non è mai successo che l'onorevole Matteotti si sia allontanato per 24 ore da casa, dagli amici, dai suoi compagni, senza dir niente a nessuno. Lei mi vuol convincere che non è vero? No, io non la voglio convincere di niente. E allora perché non intende muovere nessuna indagine? È questo il punto. Che indagine? In che direzione? Signor questore, voglio essere molto franco con lei. Mi intenda bene. Sono più preoccupato ora di quando sono entrato qui dentro. Potrebbe essere molto grave quello che lei dice. Lo è. Sono infatti molto stupito che lei non mi abbia ancora detto l'unica cosa che mi aspettavo da parte sua. Scusi, onorevole, sarebbe? Di interrogare i poliziotti in borghese che sorvegliano Matteotti e la sua casa. Oh, sì, certo, ma questo è ovvio. E domani chiederò un rapporto, perbacco. Però sorvegliare non è il termine esatto. Era un servizio più per la sua sicurezza che per quello che può pensare lei. I familiari di Matteotti sono tutti concordi nel dire che da 2 giorni i poliziotti davanti a casa non ci sono più. Ecco, vede? Un servizio saltuario, appunto, più per prevenire qualche malintenzionato. Ma lei lo sapeva che il servizio di sorveglianza è stato interrotto? No, me lo dice lei e io ci credo.